Siamo con Andrea Rangone, responsabile degli osservatori del Politecnico di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Parliamo di start-up. Voi avete realizzato una mappa delle start-up in Italia. Cosa è emerso? Sì, questo è il secondo anno che realizziamo questa mappa, la mappa dell'ecosistema in realtà delle start-up. Cosa intendo per ecosistema? Che non guardiamo solo alle start-up, che è un po' il prodotto finale, ma guardiamo a tutti gli attori che costituiscono questo sistema che aiuta poi le start-up a nascere e a svilupparsi. In particolare mappiamo un sacco di attori, gli investitori, gli incubatori, gli acceleratori, gli hackathon, mappiamo le risorse online che servono per le start-up, i bandi pubblici che danno soldi alle start-up. Insomma, non c'è attore in Italia che svolga un qualche ruolo a supporto delle start-up che non viene da noi identificato e mappato. Proprio con la logica di capire cosa accade in Italia in questo incredibile, bellissimo mondo della nuova imprenditorialità. Ecco, cosa sta accadendo? Allora, lo sintetizzerei così. Sta accadendo qualcosa di bello, nel senso che i risultati non si vedono ancora pienamente, ma sicuramente quello che si coglie è un grandissimo fermento, una grandissima vivacità. Su tutti un po' questi differenti attori, una grandissima vivacità, che quindi mi fa sintetizzare un po' così il quadro. Vedo oramai che anche nel nostro paese si è attivato una sorta di circolo virtuoso, per cui le varie componenti si stanno muovendo nella direzione giusta e si stanno quindi anche autoalimentando, ecco il circolo virtuoso, si stanno autoalimentando, creando quindi anche da noi in Italia un tessuto fertile per portare risultati interessanti nei prossimi anni. È chiaro che quando si parla di start-up, di nuove avventure imprenditoriali, bisogna avere anche un po' la pazienza di attendere, ecco. Prima che questo tessuto fertile dia poi coltivazioni interessanti, quindi risultati interessanti, culture interessanti, bisogna aspettare un po' di tempo. Però penso che tutti gli ingredienti ci siano, le cose stanno accadendo, la vivacità c'è e quindi i risultati arriveranno. Quindi le condizioni per aprire una startup in Italia ci sono in questo momento, possiamo dire così. Allora, sì, ci sono, io voglio assolutamente vedere il bicchiere non solo metà pieno, ma al 90% pieno. Non è che posso però essere completamente cieco di fronte ad alcune difficoltà. In realtà c'è un pezzo, una parte del bicchiere che non è ancora completamente pieno. Comunque aprire una startup in Italia significa aprire un'impresa in Italia e quindi tutte le criticità che questo paese ha, soprattutto per le imprese, rimangono. Quindi siamo un paese iperburocratizzato in cui per chiedere un'autorizzazione, un consenso passano non i giorni, non le settimane, i mesi. Siamo un paese in cui di tasse ne abbiamo N, quindi comunque il costo fiscale su qualunque impresa e anche sulla startup rimane elevato, troppo elevato. Quindi queste caratteristiche strutturali del nostro paese rimangono anche per le startup, essendo anche loro imprese italiane. Però, ripeto, non guardando questa componente vuota, preferisco guardare la parte del bicchiere pieno e sì. Oggi c'è un tessuto in Italia che agevola sicuramente, più che nel passato, l'avvio di nuove avventure imprenditoriali, in particolare nei settori high-tech, tecnologici, digitale, biotech, cleantech, energy. Ecco, parlando proprio di high-tech, dal punto di vista economico, com'è cambiata la situazione degli investimenti negli ultimi anni? Questo purtroppo è ancora una nota dolente, nel senso che, senza sparare troppi numeri, diciamo, il numero essenziale è che in Italia negli ultimi anni stiamo investendo poco più di 100 milioni di euro in start-up tecnologiche, quindi in nuove avventure imprenditoriali tecnologiche, in particolare digitale, ma non solo, vi dicevo prima. Questa cifra, 100 milioni di euro, è troppo bassa, assolutamente troppo bassa. Vi do un riferimento, qualche riferimento. 100 milioni di euro sono circa un ottavo dei soldi investiti, ad esempio, in Germania e in Francia per le stesse cose, cioè per start-up tecnologiche, un ottavo, e sono paesi che hanno il PIL un pochino più grande del nostro, ma non troppo. È un sesto rispetto ai soldi investiti nel Regno Unito, addirittura è meno della metà dei soldi investiti in Spagna. No, Spagna è un paese col PIL più piccolo e anche con caratteristiche culturali oggettivamente non troppo difformi dalle nostre, eppure in Spagna si investe più del doppio, più di due volte. Quindi questa è una nota dolente. È anche vero che io mi aspetto che in realtà nei prossimi anni queste cifre aumentino, io auspico che almeno raddoppino, ecco, se raggiungiamo i 200-250 milioni di euro di investimenti iniziamo a fare qualcosa di interessante, io penso che il clima complessivo culturale che si sta creando in Italia
può portare a queste cifre, quindi non le considero cifre utopiche e non raggiungibili.